Puntata di oggi, sono sulla cima del Monte Baldino, per l'Anconetà non sono all'incrocio dove stava la capannaccia. Parleremo della prima linea difensiva, quindi più o meno anni post-unitari, e sono con i ragazzi splendidi dei 16 forti. No, c'è l'audio, si può. E con loro andremo alla scoperta di quello che resta di questi forti. Tutti insieme, sigla? Sigla! È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. E in ebraico, Sefarad vuol dire Spagna. Ma che cappello che c'ha oggi! Traiano sventola quella. Un po' da mostro abbruttito, sta precipitando. Francobollo che era un cazzotto in mezzo alla schiena. Certo. Eccoci qua. Ciao, ciao, ciao. In questa aiola sono sepolti 6.500 monete d'oro. Dedicata. No, la rifaccio. Vabbè, l'unica roba sicura è Santa Chiara. Penso di sì. Sì. Quindi se lo presento su. No, ti si vede a te. Se voi la smettete con queste cose oppure io vi fulmino. Basta, salutiamo. Ciao, ciao. Allora, siamo nel 1860, Ancona dopo il plebiscito di novembre è entrata a far parte dello Stato piemontese, che poi il 17 di marzo del 1861 diventerà il Regno d'Italia, e Ancona a questo punto rappresenta per il nuovo Stato l'unico porto dell'Adriatico in grado di ospitare la flotta navale. Perché ancora Venezia non c'entrava. Venezia ancora era sotto l'impero austro-ungarico. Dovremmo aspettare la terza guerra d'indipendenza, quindi il 1866, affinché anche il Veneto venga annesso al Regno d'Italia. Per cui in questo momento Ancona riveste un ruolo strategico molto importante e viene nominata piazzaforte di prima classe. Per cui una piazzaforte di prima classe, per essere degna di questo nome, oltre ad avere le capacità per poter ospitare la flotta, deve anche essere in grado di difendersi. Ecco che vengono messe in opera un notevole gruppo di infrastrutture militari per difendere la città da qualsiasi tipo di attacco. La difesa viene organizzata su due fronti, il fronte a mare e il fronte di terra. Qui siamo sulla parte più esterna del fronte di terra, che collegava un certo numero di forti che sorgeranno sulle alture intorno alla città, da qui fino al monte, al montagnolo che è quello sopra la stazione, in modo tale da impedire al nemico di avvicinarsi a una determinata distanza dal fulcro che bisogna difendere, cioè dall'obiettivo, cioè il porto di Ancona. Qui siamo infatti a circa 5.000 metri di distanza dal porto in linea d'aria, che era la gittata dei cannoni dell'epoca. Siamo in un momento di grande progresso tecnologico, per cui le gittate dei cannoni aumentavano nel giro di pochi anni. Ad Ancona non è successo, ma in altre città si furono costrette a costruire i forti sempre più lontano man mano che le gittate dei cannoni aumentavano di portata. E qui, come vedete, viene scelto questo luogo perché da qui si domina la Valle del Miano. Eccola là, la città. Il giro che facciamo oggi è questo più esterno qua. Quindi adesso siamo lì dove siamo Pezzotti. Qui, Forte Pezzotti. Vedi, la città all'epoca era rinchiusa, addirittura finiva in Piazza Roma, poi dopo con l'allargamento del post-unitario arriverà a Piazza Cavour. Le mura che continue, che andavano dal Cardeto, Piazza Cavour, Luneta Santo Stefano, Porta Santo Stefano, Cittadella e Capo di Monte fino a Porta Pia, era la cosiddetta terza linea, perché la prima era quella più prossima agli assalitori. Prima linea, seconda linea, terza linea.
La prima e la seconda linea sono linee, diciamo, immaginarie, perché non sono formate da mura continue, ma sono formate da forti che sono in contatto visivo tra loro e in grado anche di coprirsi col tiro dei cannoni l'uno con l'altro. Immagina che all'epoca intorno ai forti non si poteva costruire niente, non si poteva coltivare niente, era tutto assoggettato a servitù militare, doveva essere completamente sgombro da impedimenti alla vista, da possibili nascondigli, eccetera. L'unica cosa che poteva essere coltivata erano le patate, perché ovviamente non danno troppo ingombro, e i contadini venivano addirittura indennizzati per non coltivare. Quindi da qui sarebbe visto molto bene l'Alta Villa, che adesso si intravede un tantino là verso il mare, il Forte Garibaldi là dove ci sono quelle antenne oltre questo lampione qua, si vede la cittadella laggiù, e poi da questo lato qua, non so se si vede bene, ma si vede anche la Torre d'Ago, la continuazione della prima linea da dove siamo, la zona dove siamo adesso, e anche il Montagnolo dove finiremo il giro oggi. Questa è la prima linea difensiva. Questa prima linea difensiva. Prossima che... puntata sarà seconda linea difensiva. Seconda linea difensiva che è composta. Tra tre puntate faremo la terza linea difensiva. Bravo. Tutta a testa, da qui in su, tutta a testa. Adesso iniziamo col Forte Pezzotti. Che è questo qui? Che è questo qua. Allora, i forti della prima linea sono stati realizzati essenzialmente con terrapieni, con poche opere murarie. Quindi al giorno d'oggi ci è rimasto molto poco di quello, anche perché dopo che sono stati dismessi alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, sono diventati in maggior parte proprietà private, e quindi sono stati praticamente riportati a colline, campi, eccetera eccetera. Di questo forte qui rimane solo l'unica parte in muratura, che è questa. Il forte inizialmente era realizzato così, con un fossato rivolto verso gli attaccanti, con tutte postazioni per cannoni rivolte verso là, perché là verso mare non ci interessava, perché questo è fronte di terra, qui difendiamo dagli attacchi di terra. Infatti sul lato verso la scarpata che va sul mare non c'erano previste postazioni di cannoni, ma solo delle feritoie eventuali per ospitare dei fucilieri. L'ingresso era sul fronte di gola, cosiddetto, il fronte arretrato, il fronte verso la città, e per proteggere l'ingresso al forte è realizzata questa, che è una caponiera che serviva anche da alloggio dei soldati, che aveva appunto, come puoi vedere, tutte feritoie per sparare e difendere l'accesso, perché un eventuale attaccante sarebbe dovuto venire da dietro le tue spalle, fare tutto il giro intorno alla caponiera e entrare qua, e quindi sarebbe stato bersagliato, magari Dio. Posto, finito Pezzotti? Pezzotti sì. Sì. Dopo questo non lo metto, che stai a leggere. No, ma non c'ho niente da leggere, quello è il problema. Tanto già lo so che stai registrando e poi farai vedere tutto senza tagliare. C'è il backstage, no? Seconda tappa, Forte Lucarino, non abbiamo fatto tanta strada. Pezzotti là, vedi il tetto, si vede le tegole, eravamo lì prima. Adesso siamo scesi lungo la strada, questo è l'incrocio che va a Montacuto, e qui c'era già il secondo punto della prima linea. Questo era un forte terrapienato, quindi costruito su terra senza edificazioni in muratura, e quindi non c'è più niente, è rimasto solo questa vaga traccia del terrapieno, dove noi ci troviamo sulla sommità ora. Da qui potevano controllare tutte le valli dell'Aspio, la zona del Monte Conero. Abbiamo scoperto poi, sempre grazie al caro Adriano, che se andiamo su Google Maps, una traccia aerea del vecchio perimetro del forte, che è rimasta comunque impressa sulla terra dove siamo adesso. C'era una strada che collegava naturalmente il Forte Lucarino con il Pezzotti. Erano collegati, perché da qui sarà 200 metri, è lì. Un po' di più. In questa strada c'era stato costruito un terrapieno in modo tale da che i trasferimenti potevano avvenire al sicuro alle spalle di questo terrapieno. Militarmente si chiama traversa. Termine tecnico. Perché il Pezzotti da solo, da là, non sarebbe riuscito a coprire bene queste valli che sono qua dietro, perché appunto c'è il rilievo un po' doppio. Il Colle Montagnolo è a destra e a sinistra, come vedi non è un colle unico, ma è un colle che ha due
sommità, a due sommità. E lì finiremo la puntata oggi. Esatto. Adesso sempre togliendo il grande nemico dei militari che sono gli alberi, lì, da lì si vedrebbe, se non ci fossero, si vedrebbe anche la cittadella da quella parte, Forte Garibaldi e Forte Altavilla. Casa che adesso è inquadrata era una costruzione appunto in muratura che era di servizio al Forte Pezzotti, che è subito immediatamente sopra. Lì c'erano sia magazzini che anche l'alloggio per quel poco di personale di truppa che stazionava da queste parti. Prossima tappa, torre occasionale. Rifacciamo. Prossima tappa, opera occasionale di Torre d'Ago. Che non esiste. Che non è mai stata fatta. Che non è mai stata. Però realtà. Vediamo. Tira fuori di allora. Allora, dimmi, geolocalizzati. Allora, siamo zona fra Tavernelle e Q3, Breccia Bianca. Quartieri nuovi. In cima alla collina. La collina di Monte d'Ago. Che non si sa come è scritto. Che Monte d'Ago tutto attaccato. Monte d'Ago. Col Monte spazio di apostrofo Ago. Monte d'Ago, spazio d'Ago. Sulle mappe nostre è con l'apostrofo di apostrofo Ago. E siamo qui perché qui c'è un'azienda agricola. C'è un'azienda agricola dove che sorge su la precedente, preesistente Torre d'Ago, una torre trecentesca d'avvistamento a difesa e a guardia della città. E con l'occasione ringraziamo Filippo. Dove sei Filippo? Filippo che è uscito, aspetta. Qui un po', faccelo. Eccote qua, grande. Buongiorno. Grande Filippo, titolare dell'azienda Agricola Monte d'Ago. Agricola Monte d'Ago, quindi facciamo un po' di pubblicità, se volete qualcosina, qui trovate tutta roba di stagione che fate? Sì, di stagione chilometro zero. Sono solo le patate, non sono le mie, ma i clienti lo dico, le mie l'ho finite. E adesso ci fai entrare? Sì, come no, facciamo un giro in cima alla torre. Adesso sinceramente io purtroppo devo stare qui a servire i clienti. Vabbè, siamo tornati all'apertura, mio padre sta arrivando. Perfetto, e quindi mi accompagnerà. Aspettiamo. In cima alla torre. Grazie mille figli. Grazie a voi. Stiamo andando sulla Torre d'Ago. Noi adesso stiamo facendo il giro della prima linea fortificata delle difese post-unitarie, quindi dell'Ottocento, realizzate dopo il 1860. Abbiamo detto che siamo venuti qui all'opera occasionale di Torre d'Ago, che è una cosa che non è mai stata realizzata. Parliamo adesso di una torre trecentesca, quindi un attimo. Allora, c'era già qui, appunto su questo monte, una torre trecentesca, vicino alla quale era prevista la costruzione, nell'eventualità fosse stato necessario, di un'opera ottocentesca, appunto una delle più grandi, abbastanza grande, non grandissima, che appunto viene chiamata la copra di Torre d'Ago, perché la Torre d'Ago già c'era, un'opera che doveva essere essenzialmente il terrapieno. Gira Torre d'Ago, che è qui dietro a noi. Esatto, eccola. Non si vede, vabbè. E adesso saliamo la torre su. Esatto. Perché da lì facciamo vedere come girava l'opera prima stata, linea difensiva. Adesso poi facciamo vedere il disegno del progetto. Era stata completamente progettata, stabilito tutto come doveva essere. Gli armamenti erano già tutti in dotazione in Ancona, cannoni, polveri, proiettili, era già tutto pronto, già tutto studiato, doveva essere solo realizzata in caso di necessità. In realtà poi non venne mai realizzato, appunto perché non si presentò la necessità, e onde risparmiare anche qualche quattrino, non si realizzò più. Torre d'Ago. Torre d'Ago.
quella là è la Torre d'Ago, quella in mezzo agli alberi. Qui il terreno un tantino scende, poi risale e arriviamo su questa qui, su questa parte dell'altura che domina, come puoi vedere, tantissima parte dell'eventuale fronte d'attacco di Ancona. E qua, questa per esempio è la Valle della Baraccola, la domini completamente. E quassù l'idea era di costruire una cosa fatta in questo modo, un'opera, te la faccio vedere proprio rivolta come era rivolta, come doveva essere rivolta lei, verso le piane della Baraccola, verso la piana dell'Aspio, sempre qua però anche da quella parte là, con tutte bocche da fuoco a coprire da qua fino praticamente oltre Candia, fino verso il Montagnolo. L'opera, come abbiamo detto, era stata preparata, progettata, non è mai stata realizzata, tutto era già pronto. Si scrive che per raggiungerlo era necessario fare una ripida salita, che era quella che passa sotto all'ingresso di Ingegneria adesso, che arriva sul ristorante rustico e poi scende giù verso la Baraccola. Non fu mai realizzata l'opera per motivi economici, anche se fu questa zona qui fu teatro di un'esercitazione, sempre in quel periodo, verso il 1860, volta a testare quanto poteva essere necessaria quell'opera in questo posto, e quelli che erano attaccanti per poco non riuscirono a sfondare le linee e entrare ad Ancona. E quindi fu chiaro che il punto era sicuramente strategico, sicuramente debole, visto le lontananze dal Montagnolo, che è dietro la torre ma molto lontano, e dal Lucarino e Pezzotti, dove siamo stati prima. Adesso andremo? Adesso, prossime tappe, Forte Montagnolo Torre e Montagnolo Chiesa, e chiudiamo il giro. Andiamo. Puntata molto paesaggistica, perché ovviamente i forti stavano sui colli e quindi oggi godiamo di questi paesaggi. C'è scritto possibile intervento armato. Di solito spariano prima da quelli con i giubbetti arancioni, io esatto. Sono abbastanza mimetico. Penultima tappa, è sempre una postazione difensiva che non esiste più, ormai sono specializzato nell'associazione, nelle postazioni che non esistono più, così... Sei il cicerone del nulla. Esatto. Siamo Forte Montagnolo Torre, che era all'incirca dove sorge adesso una postazione dell'ENAV per il traffico aereo. Era un forte sempre costruito con dei terrapieni, senza muratura, c'era una piccola riservetta per le munizioni. Si chiama torre perché sembra che antecedente al forte ci sia stato forse una torre difensiva, una torre d'avvistamento in tufo, che comunque non si trova più. Particolare del luogo è la strada romana, che è stata ritrovata in seguito a uno scavo fortuito, forse per la posa di qualche cavo, ed è stato trovato questo tratto di strada lastricata romana. E adesso andremo da qui? E da qui l'ultima tappa, poi abbiamo finito, Forte Montagnolo. Chiesa. Che è lì? Quello là, dove ci sono le antenne. E da qua si vede Torre d'Ago, adesso qua ci sono gli alberi. Torre d'Ago, Lucarino. Stiamo girando intorno ad Ancona. Abbiamo fatto il giro da Ancona. Ultima tappa, Forte Montagnolo Chiesa. Siamo proprio sul mare, abbiamo fatto il giro d'Ancona e siamo finiti a nord di Ancona. Da qui infatti si domina un po' tutta la costa che sale. Su questa parte del Forte Montagnolo, che non abbiamo detto, Montagnolo deriva da Monte dell'Agnolo, cioè dell'Angelo, quindi Monte dell'Angelo. Su questa parte, dove dietro noi ci sono tutte le antenne della TV, c'era il forte detto appunto Montagnolo Chiesa, perché c'era originariamente e preesistente c'era una cappella votiva dedicata alla Madonna della Mercede, che poi è stata di mezzo proprio, che è questa qua, che poi è stata traslata alla chiesa del Pinocchio. E siccome questa altura qui era abbastanza grande, il forte è costituito da due corpi distinti, entrambi dotati di fossato, strada di collegamento l'uno con l'altra e ovviamente postazioni di cannoni,
Questo forte qui era quello che ospitava anche le truppe e gli armamenti di riserva, anche per il forte Montagnolo Torre che abbiamo visto prima. Anche di questo ci è rimasto molto poco, però tranne una costruzione, che era una costruzione di servizio del forte, che era localizzata fuori da questa strada qui di accesso, che adesso vediamo qua, che è contraddistinta dal fatto che con i mattoni hanno disegnato una croce sabauda sul fronte. Adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Quello che dà l'idea dell'importanza di questo forte rispetto agli altri della prima linea sta nel fatto che qui si svolsero ben due battaglie. Una durante l'assedio del 1799, quando i francesi che occupavano la città avevano posto qui un ridotto, cioè una trincea, e si scontrarono con gli austriaci che venivano da nord. Gli eserciti invasori in genere sono sempre venuti da nord, quindi questo era il più importante di questi forti. Un altro scontro si ebbe durante l'assedio del 1848-49, sempre con gli anconettani che aderivano alla Repubblica Romana all'interno della città e gli austriaci che occuparono un'ulteriore ridotta che era qua. Per ultimo, quindi erano tre episodi, per ultimo durante l'assedio del 1860, quando i piemontesi, dopo la battaglia del Castelfidardo, posero ancora sotto assedio, anche qui dove i papalini avevano costruito una trincea di difensiva, ci fu il primo scontro proprio tra l'esercito piemontese e i francesi e l'esercito pontificio comandato dal generale Amolise che difendevano la città. Qui c'era un arco d'ingresso che è rimasto, adesso purtroppo non c'è più niente, qua su non possiamo andare perché la zona è vietata al pubblico. E vediamo in questa foto appunto che c'era l'arco d'ingresso al forte e questa casa qui che si vede in questa foto qui è quella. Ok, quindi esattamente da qui è fatta questa. C'è anche la strada che scendeva, si vede che probabilmente qui c'era una strada, infatti se tu guardi dal satellite, proseguendo idealmente qui, scendendo lungo i campi, arrivi dove c'è la statua di Padre Pio. Finiamo qui la puntata, quindi quinto checkpoint della prima linea difensiva, con l'augurio di rivederci per fare la seconda linea difensiva e vediamo altre cosine. Ciao! 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 Ciao.